Ciao a tutti ragazzi da Tales of a Gamer, io sono Chris, benvenuti quest'oggi al nostro unboxing dedicato a Mithra, personaggio principale di Xenoblade Chronicles 2, nonché una sorta di alter ego, se così possiamo chiamarlo, di Pyra, che abbiamo avuto l'onore e il piacere di effettuare l'unboxing della figure relativa all'inizio di quest'anno. Finalmente siamo entrati in possesso della figure di Mithra, direttamente dai ragazzi di Kotobukiya e per la serie Good Smile Company. In verità, come potete vedere già dalla scatola, la nostra Mithra ha il nome occidentalizzato, se possiamo dire così, e in verità per quanto riguarda la versione giapponese, come potete vedere direttamente riportato più volte direttamente sulla scatola, il nome è Ikari. Ma che cosa significa Ikari effettivamente in giapponese? Il kanji omonimo in verità serve proprio a ricalcare quello che è l'elemento principale, l'elemento portante, se così vogliamo dire, degli attacchi per i quali è caratterizzata la nostra Blade preferita, anche perché senza ombra di dubbio Mithra è la protagonista indiscussa unitamente a Pyra all'interno di Xenoblade Chronicles 2, nonché anche unitamente a Rex, il protagonista maschile. Quest'oggi all'interno di questo video effettueremo l'unboxing per quanto riguarda questa meravigliosa figure che ricordiamo è stata venduta in copie limitate sia su AmiAmi che su Amazon Japan, piuttosto che sul sito direttamente di Kotobukiya per la serie Good Smile Company, ma vediamo in questo momento il contenuto della scatola. Come possiamo vedere, la scatola per quanto riguarda la nostra amatissima Mithra si presenta sostanzialmente identica a quella che fu la scatola di Pyra, ma intanto che effettuiamo l'unboxing vi dico qualche informazione in più per le cosiddette trivia. Il nome Mithra, in verità, stando ad alcune curiosità che circolano sul web, deve ricordare per il proprio ruolo all'interno di Xenoblade Chronicles 2 il ruolo di una dea, e quindi della cosiddetta dea Mithra all'interno della cultura indonesiana, nonché anche, come vi ho detto poco fa, esiste un kanji relativo al nome Ikari, che è il nome giapponese della protagonista della Aegis, ovvero della Blade più forte all'interno del mondo di gioco di Alrest di Xenoblade Chronicles, sta a significare luce, proprio perché all'interno del titolo è la stessa Pyra che annuncia fin dal subito, fin da quando la conosciamo, che in verità il proprio ruolo, il proprio potere del fuoco non è ciò che è di più forte all'interno del mondo di gioco. In verità il proprio ruolo come Aegis nasconde qualcos'altro, che però scopriremo soltanto lungo il percorso e lungo la storia di Xenoblade Chronicles. Nello specifico Pyra, o perlomeno Mithra, diventa utilizzabile unicamente a partire dal capitolo 5, perché la conosciamo per la prima volta sul finire del capitolo 3 e diventerà intercambiabile con quella che è la nostra Pyra, con quella che è quella che noi presumiamo sia l'Aegis, soltanto a partire dal capitolo 5, dopo un'introduzione complessiva fatta durante il corso del capitolo 4. Come potete vedere in questo momento che siamo riusciti ad effettuare l'unboxing della meravigliosa figure dei ragazzi di Kotobukiya, la qualità ovviamente è sempre eccelsa. Così come la controparte Pyra, anche Mithra si presenta benissimo, con delle rifiniture veramente fantastiche, con una lucidità e dei materiali veramente eccelsi che valgono veramente ogni singolo soldo speso. Infatti alla fine di questo unboxing vi mostreremo entrambe le figure posizionate vicine uno all'altro, facendo notare fin da subito intanto che anche la stessa Blade, la stessa arma e spada che viene utilizzata direttamente da Mithra, cambia colore proprio per significare che il suo elemento non è più quello del fuoco come Pyra, la controparte che all'interno di Xenoblade Chronicles 2 è stata creata appositamente dalla Aegis, ma bensì, come vi dicevo poco fa, è la luce. E tra poco vedremo effettivamente che cosa significa montare e vedere montato l'intero diorama di entrambe le Aegis, le controparti femminili.
Questo è il risultato finale che otterremo montando finalmente per intero la figure della nostra mitra, che come potete notare si diversifica rispetto a quelli che sono i colori tipici di Pyra, proprio perché sta a significare che il proprio elemento è letteralmente diverso, oltre al fatto che ovviamente, come vi dicevo poco fa, mitra è stata riprodotta nei minimi dettagli da parte dei ragazzi di Kotobukiya per la serie Good Smile Company, intanto a partire dalla spada, che è veramente meravigliosa, riprende ovviamente le sembianze di quella che è la spada impugnata direttamente da Pyra, che tra poco vedremo in confronto direttamente con quella impugnata in questo momento da Mitra, oltre al fatto che i dettagli che potete vedere delle parti che all'interno del titolo, all'interno di Xenoblade Chronicles 2, si illuminano nelle zone più oscure, sembrano quasi illuminarsi anche in questo momento, senza che effettivamente ovviamente all'interno sia contenuto alcun tipo di luce o di LED. In verità anche l'espressione di Mitra è riprodotta veramente molto molto bene, e da notare peraltro che in questa figure, a differenza della figure presentata di Pyra, non c'è un vero e proprio buco di sostegno per mantenere il piedistallo, ma ci viene venduto a parte, infatti se vedete è movibile o removibile, comunque ci viene venduto perlomeno a parte, nel senso che è contenuto all'interno della scatola ma non implementato all'interno del piedistallo, una sorta di ulteriore piccolo piedistallo per poter sostenere il peso di Mitra, che in verità, se fosse stato sostenuto unicamente con il piede puntato all'interno di questa sorta di mini piedistallo laterale, non avrebbe sicuramente potuto sorreggere il tutto. Quindi anche da questo punto di vista sicuramente i ragazzi di Kotobukiya hanno fatto veramente un lavoro eccelso. Assolutamente, iniziando a trarre le prime conclusioni, anche se ovviamente avremo ancora del tempo per poter mostrare ed effettuare una comparazione con quella che è Pyra in confronto in questo meraviglioso diorama presentato nel corso del 2017 addirittura, perché era sul finire del 2017 che venne prima presentata Pyra e successivamente presentata Mitra, se possiamo già cominciare a tirare qualche conclusione, assolutamente a parere mio è una di quelle figure che i collezionisti non potrebbero mai e poi mai perdersi, perché è veramente ben fatta. Ovviamente il prezzo è veramente molto alto, perché si parla forse addirittura di una spesa superiore rispetto a quella sostenuta per poter avere l'esclusiva dell'acquisto di Pyra, però vale ogni singolo yen speso, o nel nostro caso ogni singolo euro speso, perché ripropone e riproduce in maniera molto fedele ed ottimale quella che è la protagonista Ligis Blade all'interno di Xenoblade Chronicles 2. Adesso passeremo a vedere effettivamente un confronto con il diorama completo di Pyra e di Mitra, ricordando anche che per la gamma di Xenoblade Chronicles 2, non sviluppato direttamente da Kotobukiya per la serie Good Smile Company, esiste anche il Siren, che è il cosiddetto mecha che troviamo all'interno di Xenoblade Chronicles 2, per il quale peraltro ha un ruolo molto importante all'interno del prequel Xenoblade Chronicles 2 Torna the Golden Country. Come detto poco fa, vi mostriamo in questo momento il diorama completo per quanto riguarda le Aegis, Pyra da una parte e Mitra direttamente dall'altra, in un confronto veramente meraviglioso, perché entrambe sono di ottima manifattura, i materiali usati valgono veramente ogni singolo centesimo speso, entrambe hanno un sostegno veramente fantastico, anche se dal mio punto di vista è decisamente ottimale la scelta di produrre a parte un piccolo sostegno come quello che vedete di Mitra. Se personalmente mi domandate qual è stato tra le due il mio personaggio preferito, probabilmente vi risponderei a livello caratteriale Pyra, perché è decisamente molto più tranquilla all'interno del titolo, e già potete notarlo anche dalle espressioni con le quali sono state riprodotte entrambe, ma senza ombra di dubbio entrambe sono state veramente prodotte in una maniera eccelsa che, come vi dicevo poco fa, ogni collezionista non può assolutamente lasciarci sfuggire. Peraltro vi faccio anche qualche altro piccolo appunto, prima di tutto per quanto riguarda Mitra, perché Mitra stessa, oltre ad essere la protagonista di Xenoblade Chronicles 2, è contenuta anche nel prequel che prende piede 500 anni prima la storia di Xenoblade Chronicles 2, ovvero nel titolo Stand Alone, oppure contenuto nel Season Pass Torna the Golden Country, e peraltro, come Pyra peraltro, compare anche all'interno di Super Smash Bros. Ultimate come uno spirito da poter evocare. Una cosa interessante
importante da dire è che la mitra che vedete in questo momento è quella ovviamente del titolo medesimo dei ragazzi di Monolith Soft, ma all'interno di Super Smash Bros. Ultimate fecero uscire, o perlomeno tuttora possiamo vedere, una versione di mitra con dei leggings che servono a coprire parzialmente le nudità, come per esempio le gambe piuttosto che anche una parte del seno, proprio per fare in modo che rientrasse all'interno di un Peggy adatto per quello che doveva essere il contenuto come spirito di mitra. Altre cose interessanti da dire per quanto riguarda il packaging generale con il quale ci hanno venduto mitra è il fatto che in verità qui dentro sono contenute delle istruzioni in inglese, quindi effettivamente solitamente sono contenute delle istruzioni unicamente in giapponese, per farvi rilevare l'importanza di quella che è la figure di mitra all'interno del mondo del collezionismo. Questa è una, o perlomeno questa è una di quelle che viene venduta con la trascrizione anche in inglese. Un'altra cosa importante che ho notato è stata anche sulla scatola, perché come per Pyra anche all'interno di questa scatola di mitra viene riportato direttamente il simbolo, il marchio di qualità Nintendo, che in verità la prima volta che effettuai l'unboxing di Pyra mi sembrò una cosa di poco conto. In verità scoprì più tardi che questo serve a segnalare che effettivamente sono certificate autentiche ed originali, perché purtroppo, ragazzi, come di solito e spesso accade all'interno del mondo del collezionismo, è una cosa molto triste da dire ma purtroppo avviene, vengono vendute anche delle copie fasulle a basso prezzo che riproducono fedelmente quelle che state vedendo in questo momento, ma ovviamente non hanno l'originalità, il simbolo, il marchio Nintendo del licenziato, del prodotto licenziato e dell'alta qualità. E poi ovviamente, senza ombra di dubbio, i materiali sono di una qualità nettamente più bassa. Un ultimo appunto lo faccio invece per quanto riguarda AmiAmi, perché come sempre sono stati celeri, disponibili e gentilissimi e ci hanno inviato direttamente come omaggio l'illustrazione della nostra amico del mese di marzo. Già per il mese di aprile ce ne sarà subito un'altra, proprio in questo momento mentre state vedendo questo video correte a vedere la nuova illustrazione che è appena uscita direttamente sulla pagina ufficiale Facebook AmiAmi English. Io vi ringrazio per essere rimasti con noi. Qualora vogliate recuperare la figure di mitra, sappiate che purtroppo non è più disponibile, anche se si parla, si chiacchiera e si vocifera di una eventuale seconda produzione, ma ovviamente questa essendo una prima produzione e costando oltre le 300 euro, contando poi anche tutte le spese di spedizione e di importazione, ha un suo valore che probabilmente sarà un valore storico veramente inestimabile per ogni collezionista e in special modo per coloro che hanno amato come me Xenoblade Chronicles 2. Ringrazio tutti e saluto tutti i nostri partner con questo finale, con questa fine del video. Io ringrazio tutti voi, vi auguro come sempre di continuare a seguire i nostri unboxing e i nostri prossimi progetti direttamente su Tales of a Gamer, e vi ringrazio nuovamente per l'ennesima volta di essere rimasti qui. Ciao ragazzi!